sapete, ma in questo turbinio di curve vi portiamo a fare un barbecue. Esatto, non lo sanno, vi avevo detto già. Io pensavo che fosse tutta una cosa che poi quando arriviamo lì invece... No, ho voluto rendere subito partecipi i nostri amici. Esatto, quindi niente, facciamo una bella passeggiata in un posto incantevole, stupendo, che abbiamo pulito, tra l'altro. Esatto, qui a destra. Dove? Ah. E niente, va bene, bene così. Adesso abbiamo pulito, adesso andiamo a sporcarlo. No, abbiamo portato tutto il necessaire per tenere pulito l'ambiente. Esatto, bene bene. A dopo. Abbiamo trovato un agnellino in difficoltà, ora lo aiutiamo. C'è anche la sua mamma che si allontana, che loro sono abituate alla presenza umana. Brava pecorella. Oddio amore, ma è bellissimo. Aspetta, lo sto aiutando. Tranquilla, tranquilla, lo stiamo aiutando. Lo stiamo aiutando, pecorella. No, guarda, lo stiamo aiutando, amore, vedi? No. E questa rete cattiva del cazzo che l'ha bloccato. Guardala. Oddio, amore, questo è nato pure da poco. Sì. Se fai il video? Sì, ma secondo te lo dobbiamo tirare di qua o tenere di là? No, dovrei tirarlo in dentro. Piano piano. A lui non me lo mangio, ma te lo mangio, quindi vedi. No, no, io. Pecorella, lo stiamo aiutando. Piano piano, vedi? Ecco. Eccolo. Guarda un po'. Oh. Beh. Oh, eccoci, finalmente arrivati nel luogo del barbecue. Ah, grazie a Mariella e al suo navigatore che sbaglia tappe. Il mio navigatore fatto... che però... è un tont. Esatto, però ci ha fatto fare tutto un bel giro e ci ha fatto salvare un agnellino incastrato. Magari qualcuno se lo starà mangiando adesso. Mi auguro, esatto, no. Mi auguro di no, perché è brutto, ma è bellissimo. Era te, così. Se dico tenero pare brutto. Quindi dico... non usate cercate il navigatore di... no, ma se mangiate... perché vi fa fare il giro di Peppe. Esatto, e mangiate gli esseri viventi grandi, non quelli piccoli. Che hanno ecco, già io vissuto. Non vi dico di essere come vegetariani. Come... fatemi campare qualche altro anno e poi boh, io non me mangerei sinceramente. No. No. Dai, però niente, potresti essere bello. Gustoso, non lo sai. Qui c'è questa bella scalinata fatta con legno ed eccoci che siamo arrivati in questo luogo. C'ho il fiatone. Incantevole, dove c'è Mariella col tavolo, il barbecue senza Mariella. Mariella ha portato, è pieghevole, era quello, pieghevole, cioè si apre subito poi. Oh. Diventa piccolo così e lo tieni nello zaino. Mazzo! E qua c'è questa bellissima veduta della barbecue in montagna. La e... barbecue in montagna. Top! Eccoci qui, io mi sono felpata. Fantastico. Ora ci prepariamo. Ecologici, ecologici. Vediamo quali. Da fibre. Oh, guarda intanto. Chi è? È le more. Ah. Ma non sono mature, credo. Geniale, eh? Devi mettere la manina davanti, amore, comunque. Bravo. È buono il suo profumo, giusto? Sì. Wow, genialissimi sti cosi. Ed ora monterò la tenda. Guarda, ci sono anche le istruzioni, Valerio. Ora leggerò tutte le istruzioni. Ok, dopo domani faremo la tenda montata. Esatto.
Sono stata una scheggia a montare questa fantastica tenda. Ora andiamo a vedere come procede il fuochista. Che cosa sta facendo il fuochista? Senti, abbiamo portato qualcosa di già cotto. Vogliamo andare a mangiare al McDonald's? Al Mac? Esatto. Oppure il kebab? No, io penso che è finita la scatola di questi. Ma cosa stai facendo? Ma veramente li hai usati tutti? No, tutti no, ma a metà. A parte volevo farvi notare, Valerio, mezz'ora nel frattempo che io montavo la tenda, non è riuscito ad accendere il fuoco, io con 2 minuti ho risolto, ma ora voleva entrare qui che vuoi? Nella tenda ed è rimasto impigliato con i capelli. Non è vero. No? Sto qua seduto. E allora alzati. Ah! Però eri rimasto impigliato, sì, nella zip. Sì, rimasto incastrato nella zip. Com'è? È bellissima. Vero? Sì. Top. Siamo quasi pronti. Io ho trovato questa lamiera per fare... Sto un po'... Top. Na 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 na. Allora... Cominciamo con... Mettiamo tutto, subito. No? Sì, sì, sì. Le salsicce le metto così intere, no? Sì, sì. Guardate, guardate, la carne. Abruzzese. Abruzzese. Poi abbiamo qui, oltre alle salsicce... Queste cos'erano? Non era la lombata? Che cos'era questa? Ah, penso, sì, la lombatina. Lombatina, sì. Uno e uno, due. Wow. Voilà. Che classe. E poi il tocco finale. Tocco finale. Ah, le costatelle. Due ciascuno. Uno e uno, due. Yeah. Yeah. Sono sazia, mannaggia. Pure io, salatore e sazio. Però tu il cuscino non ce l'hai. Cioè, c'hai il cuscino, io no. Io perché ho usato la maglietta? Fallo anche tu. Iniziamo con la seconda fase della nostra escursione. Quella dove cercheremo di cercare, bellissimo, dei funghi qui. Ha iniziato a piovere, torneremo domani per i funghi. Guardate la soluzione di Valerio per ripararsi dalla tempesta. Andiamo, va! Il secchiello dei popcorn. E mentre torniamo a casa ci siamo fermati in un paesino molto folcloristico che abbiamo trovato qui di strada, che si chiama Guazzano. Qui dietro di me una chiesa molto 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 particolare, dall'architettura. Ho appena visto una cosa fantastica. Sì. Gira di là. Vedi il campanile? Sì. C'è una corda che arriva fino giù. Tu puoi suonare la campana, no, da vabbè, fuori. Ma è bellissimo. Fantastico. Wow. Di qua evidentemente c'è la vecchia chiesa. Del 1883. C'è scritto lì, inciso nella pietra. E di qua invece c'è anche una villa abbandonata. Dov'è? Eccola qua, vicino alla chiesa nuova. Vediamo un po'. Qui c'è un tizio che sta a fare le balle de fieno. Chiaramente è chiusa, non so se si riesce a vedere qualcosa.
Guardate che fissa sta casa. C'è anche la fontana qui davanti, bellissimo. Vabbè, questo è funzionante, forte. No, non è funzionante. Ok. Pensavo di sì. C'è comunque... No, però è chiusa perché evidentemente non ci vivono, ma c'è la corrente elettrica. Carino. Fammi vedere qua. Per curiosity. Praticamente sta tipo in mezzo, bello. Ah, ammazza che crepa. Ma noi nelle nostre escursioni troviamo sempre luoghi abbandonati, cose assurde, veramente. Valerio si è arrampicato. Cos'è questa cosa, scusami? San Severino, che cos'è? Per le api. Per le api? Ah, un affumicatore per le api. Membrana? Forte, bellissimo questo posto assurdo. E Valerio si è arrampicato su queste scalette. Per affumicare le api. E che vuol dire per affumicare le api? Per quando devi andare a cogliere le api, devi allontanarle. Ah, per allontanarle. Tante cose che si scoprono. Comunque qua penso questo fantastico ambiente con soggiorno con angolo cottura, vista bosco, guardate, eccolo qui, vista bosco, fantastico, giusto due ragnatele, però c'erano anche le zanzariere fatte un po' così casalinghe, hai visto? Siamo a piedi? Sì, sì. Attento. Grazie. Qua per andare lì bisogna andare alla stradina. Qua. Vabbè, ma qua dici proprio così. Ah, sì, wildlife. Wildlife. Muore a sinistra. Come muore a sinistra? Sì. Fantastico. Io sono ghiotta. Super particolare. Vai ora Valerio suonerà le campane. No, dai, non farlo, Valerio, sennò qua si spaventano gli abitanti. Però immaginate quant'è la tentazione. Esatto, è forte la tentazione. Guardate, forte, forte. Oh. Ah, finalmente a casa. Ce l'abbiamo fatta. Esatto. Ti senti riposata? Sì, ci siamo anche felpati perché inizia a fare freschetto. Io in camicetta la sera. Ti sei riposata? Per niente. Però grazie, il barbecue era Valerio, buono, eh? Dai. Sì, il barbecue era buono. Abbiamo fatto un chilo di more, no, un chilo di more, no, mezzo secchio di more. Parecchie, sono tante. Secondo me sono tante, sì. 500 grammi, sì, esatto, poi di more, esatto, le abbiamo raccolte. E poi? Nella boscaglia. E poi ecco, uno si vuole tanto rilassare. Abbiamo salvato nella l'agnello. Natura. Sì, dai. Però poi abbiamo mangiato la carne, il barbecue. Vabbè, però era adulto il maiale, dai. Ecco. Quindi, in conclusione, abbiamo scoperto che Mariella... Perché da cosa l'hai... Ci vogliamo mettere mangia composti, qualsiasi anima... seduti, sì, composti, dai. Se no sbracati così... Esatto. Sembra un qualcosa di irrispettoso. Ma verso di chi? Verso i nostri amici. Ah, era irrispettoso? Lasciatelo in un commento. No, diteci qual è il momento del video che più vi è piaciuto, vi ha entusiasmati, che... vi ha... Ti sei svegliata, letteralmente... esatto. Sei andato allora fino a mo... E praticamente, secondo me... Il rito mi fa male la mils. È quando ho messo il sacchetto di patatine come cuscino, secondo me. No, Secondo me quando ho montato la tenda. Può darsi, può darsi. Bene, grazie. Fateci sapere. Per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo con la prossima. Per fine. È un effetto, è un delay che ho messo qua sotto. Esatto. Sai cos'è il delay? Certo. Allora ciao.